dalla quale mi onoro di essere il presidente, ha voluto fortemente questa serata, perché noi siamo affezionati alle streghe, ce ne abbiamo tante in giro, per cui abbiamo detto una serata con le streghe, ma Teatro Nostro farà questo ed altro. Per cui io non mi voglio dilungare perché la serata è lunga, avevamo chiesto di non far passare le macchine, ma con il comune di Chieti tutto è tutto all'aria, come vediamo. Comunque io mi limito a presentarvi la professoressa Lucia Vaccarella, alla quale poi grazie, alla quale poi io darò il microfono e sarà lì a parlarvi del libro, delle streghe e di quant'altro. Allora, la professoressa Lucia Vaccarella, qui alla mia destra, è nata e vive a Chieti, insegna italiano e storia presso il liceo scientifico Luigi di Savoia. È attiva nel promuovere attività culturali, qualcosa già in passato lei ha fatto con Teatro Nostro, quindi promuovere attività culturali sul territorio. Ha collaborato con riviste d'arte e italianistica ed è molto impegnata sul fronte della didattica. Si segnalano fra le sue attività l'ideazione del CD-ROM Immagina l'Inferno sulla prima cantica della Divina Commedia. L'ideazione del CD-ROM I percorsi di Guido di educazione stradale, la cura integrale del catalogo d'arte Dante e Ovidio, fonti ovidiane nella Divina Commedia, di cui ha scritto i testi del corpus centrale per l'Istituto Culturale Casa di Dante in Abruzzo. Ha pubblicato il libro di favole Rosa Nuvola 2007 e il romanzo epistolare Elix nel 2009 sul rapporto padri-figli. La pubblicazione d'Arte Sogni, Le radici dell'essere, di cui ha scritto i testi e curato le scelte poetiche, è del 2010 e del 2016 è il racconto lungo Ritorni nell'omonimo libro fotografico, vincitore del premio Mayenne. Nel 2017 pubblica il suo romanzo La Besa, pubblicato da Solfanelli, finalista al premio Maiella 2017 e del premio dell'editoria abruzzese nel 2018. Lascio la parola, senza prolungarmi, alla professoressa Lucia Vaccarella. Grazie. Bene, spero che si senta. Abbasso la voce? Ecco. E io ho già un tono di voce piuttosto alto insegnando, quindi questo stasera può fare gioco, dati i problemi che abbiamo avuto per iniziare, che spero siano risolti. Allora, grazie a tutti voi che ci onorate con la vostra presenza e devo dire è stata una bella sorpresa vedere questa risposta, tenendo conto anche del brutto tempo che oggi c'è stato e che ci ha fatto stare un pochino in fibrillazione. Sarebbe divertente se vi leggessi tutti i messaggi che ci siamo mandati in dialetto facendo gli scongiuri, perché siamo effettivamente entrati molto nell'atmosfera magica, stregonesca. Stasera il programma è piuttosto intenso. Abbiamo questa prima parte che è dedicata alla presentazione della antologia Lammidia, storia di streghe d'Abruzzo, curata da David Ferrante, che vedete qui alla mia destra, e che poi sarà disponibile eventualmente per dei firmacopia, perché lì c'è un banchetto per chi volesse acquistare. Questa antologia che sta riscuotendo molto successo, perché il magico ovviamente deve essere un qualcosa di molto caro a tutti, anche perché le streghe fanno parte dell'immaginario collettivo. David Ferrante, ve lo presento, è un carissimo amico che collabora molto intensamente con la casa editrice Solfanelli. Stasera abbiamo anche il privilegio di avere l'editore, che ringraziamo e che riprenderà tutta la serata. David è un sociologo, un saggista, dottore in ricerca,
di ricerca in scienze sociali presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, dove dal 2006 è cultore della materia e ha collaborato nel corso degli anni all'attività di diverse cattedre. Ha all'attivo tante pubblicazioni, io non le nomino tutte, però diciamo che mi piace ricordare quelle che sono le pubblicazioni dedicate all'Abruzzo, per esempio i due racconti quando passò la Pandafeche e l'eredità dell'asino. Il primo racconto è contenuto nella raccolta Raccontami l'Abruzzo, edita nel 2017 da Tabula Fati, e descrive l'incubo dell'incontro con quello che è un po' un mito della tradizione abruzzese, appunto la Pandafeche. Il secondo breve racconto è un omaggio al poeta dialettale Modesto Della Porta all'interno di un'altra antologia, Quando i sogni muoiono all'alba. Nel 2018, poiché è molto attento a quelle che sono le tradizioni, a quella che è la cultura, anche a quella che è la gastronomia, vero, dell'Abruzzo, ha pubblicato San Giovanni Battista nella cultura popolare abruzzese, tradizioni, riti e sortileggi del 24 giugno, che poi è stato finalista per la saggistica al premio dell'editoria abruzzese nel 2018, quindi un curriculum di tutto rispetto. Però io cercherei adesso di stringere e passare direttamente la parola a lui, perché è lui che ci parla di questa raccolta di 17 racconti, il mio Angela Occhio di Vrocca, su cui poi ci soffermeremo, è il 17esimo. Speriamo che ci porti fortuna per una volta tanto questo numero. Allora, David, a me l'ingrato o il grato compito di farti delle domande su questa antologia. Allora, la media, una raccolta di storie di streghe. Ora, è ovvio che l'immagine della strega è un'immagine a noi molto nota. È un'immagine antichissima, voi pensate che addirittura 2000 anni prima di Cristo già si parlava di streghe. Un'immagine che noi troviamo in quella che è la cultura assiro-babilonese, in quella che è la cultura greca, in quella che è la cultura latina, che poi chiaramente nel Medioevo, diciamo, tutte le suggestioni tramandate da fabliot, da novelle, leggende, eccetera, finiscono per sistematizzare proprio la figura della strega. Si parla, in effetti, la Chiesa si pone molto l'interrogativo intorno al 1200. Nel 1250 abbiamo il primo rogo. Una strega viene condotta al rogo dopo essere stata accusata da un domenicano, un frate domenicano. Però diciamo che l'exploit della caccia alle streghe si avrà tra la metà del 400 e la metà del 600, e morirono tantissime persone. Ora qui non possiamo entrare nei particolari, quindi diffonderci a parlare di questa figura. Generalmente la strega chi era? Era comunque una persona diversa che viveva ai margini della società, era una povera, una derelitta, a volte una vedova oppure qualche donna sola che aveva avuto dei figli. Comunque la costante è che è un'emarginata, è qualcuna che non si adatta a quelle che sono le regole della comunità. A partire poi dal periodo della Controriforma, quando parliamo della Controriforma cattolica, vi do delle dritte, siamo a partire dalla metà del 500, il Tribunale dell'Inquisizione, che già esiste da tanto tempo, viene perfezionato
ulteriormente e moltissime donne verranno condannate dopo essere state sottoposte a delle torture inenarrabili. Anzi, a questo proposito mi viene in mente, ma proprio così adesso, se vi dovesse capitare di andare a Roma, andate a visitare il museo delle torture di via Giulia, dove avete modo di vedere perché era facile estorcere delle confessioni di colpevolezza. Anche a queste donne abbiamo degli strumenti terribili, come la Vergine di Norimberga, che era una specie di sagoma di metallo grande ad altezza d'uomo, tutta chiodata, per cui chi ci veniva messo dentro faceva una brutta fine. Oppure c'era la culla di Giuda, che era una piramide su cui i poveri presunti rei venivano fatti oscillare, sicché questa culla di Davide provocava delle lacerazioni spaventose ai genitali. Oppure c'erano le sedie chiodate che venivano arroventate. Quindi, insomma, come giustamente disse Gerolamo Savonarola, il monaco che anche lui fu accusato di eresia e stregoneria, e lì dove la giustizia viene meno, tace, il dolore urla, parla, confessa, e quindi anche lui verrà bruciato, accusato come stregone quasi, dopo che gli fu messa la famigerata mordacchia, che era una specie di museruola a tutti gli effetti, con un chiodo che penetrava la lingua in modo tale che il condannato non potesse lamentarsi. Ma sto divagando, non voglio farlo, quindi voglio passare subito la parola a David, che si è interessato, ripeto, sarebbe molto bello fare un discorso in generale sulle streghe e vedere tutte le culture, tutti i miti, tutte le leggende di tutto il mondo, perché poi è una figura che troviamo in tutte le culture. Lui ha focalizzato l'attenzione su quelle che sono le streghe d'Abruzzo. Allora, David, come ti è venuta questa idea? Perché tu sei l'ideatore, oltre che il curatore, di questa antologia. Come ti è venuta questa idea e perché? Prima di iniziare vorrei fare un attimo una pausa di gioco. Innanzitutto vorrei ringraziare chi ha organizzato tutto questo evento, perché è stato fatto nei minimi particolari in modo eccellente, cioè abbiamo il solo pubblico occupato, l'interdizione del traffico, gadget, tutto, eccezionale. Ancor di più perché tutto ciò che faccio io sulla cultura popolare abruzzese ha tra le varie motivazioni quella di promuovere il territorio abruzzese. Quindi se un'associazione, un gruppo di persone capisce questo, io sono commosso e sono anche felice. Faccio sempre un esempio perché mi piace, divago un po', ma poi... Anni fa mi è successo che un mio amico ha scritto un lavoro su un prodotto tipico abruzzese e chi produce questo prodotto abruzzese lo voleva denunciare. Invece di dire bravo, grazie che hai proposto e proponi nel mondo il mio prodotto così io vendo di più, lo voleva denunciare perché c'aveva la copyright. Andiamo in un'altra regione a fare una ricerca su un santo, l'eremo del santo è proprio in un agriturismo, lo diciamo all'agriturismo, ci ospita, ci apre tutte le porte dell'agriturismo, tutti i documenti su un hard disk che ci ha consegnato una DVD, e poi ci ha offerto pure il pranzo fuggendo che non c'era possibilità di non farsi offrire il pranzo. Questa è una regione e quella è un'altra. Quindi se un'associazione, una Chieti ha capito che uno degli obiettivi di queste pubblicazioni è quello di promuovere il territorio, tanto di cappello, e vi ringrazio doppiamente. Poi, come diceva, lo faccio all'inizio perché poi io non so cosa dico dopo, quindi non vorrei saltare qualcosa. Lei dice, giustamente ha ricordato, che la raccolta 17 autori. Sono scrittori provenienti da tutta Italia, da Milano, Venezia, Roma e soprattutto abruzzesi. Ve li elenco perché è giusto che sia così. Molti sono anche scrittori che fanno per professione, molto famosi e affermati. Fiorella Borin, Maria Elena Cialente, Marina Ciancetta, Rosetta Clissa, Adriana Comaschi, Daniela Dalimonte, Gabriele Di Camillo, Valentino Di Persio, Carla Dolazza,
il sottoscritto, Maria Estere Graziano, Cristina Mosca, Anna Maria Pierdomenico, Gino Primavera, Flora Mela Suare Cardenias, Patrizia Tocci e Lucia Vaccarella. Sono nomi anche conosciuti, sicuramente li conosco, qualcuno di questi quali conoscete. Come nasce l'Amelia? Allora, un giorno sono andato a una... sarebbe la polemica su questo, non la faccio, la farò poi. Siamo andati un giorno a un convegno sui Longobardi e mentre parlava il signore professore dei Longobardi, che poi è diventato un libro sul Pacentro, mi sono reso conto che parlava di questo albero magico. E l'albero magico dei Longobardi è molto significativo, perché i Longobardi, dopo aver conquistato le terre abruzzesi, decisero furbamente di allontanarsi con la loro religione e uscire fuori le porte del paese, quindi lasciavano la cristianità al paese e loro continuavano a fare i loro riti fuori. E mi sono immaginato quest'albero con i riti all'albero magico, con i cadaveri che erano capre o cadaveri appesi là intorno a questo fuoco, e le ombre, come potevano essere le ombre? Le ombre potevano essere lunghe e viste da lontano sembrare delle streghe, in un periodo in cui si parla a Pacento del sappa delle streghe. Quindi ho collegato tutto quanto questo e mi è venuto in mente che mi sono... Sì. Ci sentiamo? Manco per niente. No, come no? No, arriva da lì. Mi sono reso conto quanto fosse importante, riflettendo su questo sappa delle streghe che si faceva a Pacento, sono reso conto quanto fosse importante la magia del popolo abruzzese. Vi faccio semplicemente degli esempi. Pensate alle vostre famiglie. In ogni casa, penso, di ognuno di voi c'era un'anziana che diceva il malocchio. Quindi tutti noi abbiamo conosciuto, tranne i ragazzini giovani, millennium, così, un'anziana della famiglia che diceva il malocchio per qualsiasi problema, che fosse un mal di testa, un giramento di testa, una debolezza oppure una nausea, era un malocchio, nonno, e ti levavano il malocchio. Quindi voi sentivi questa negna sotto dentro l'orecchio, c'è questo massaggio alla fronte che ti rilassava, oltre all'olio, vabbè. E quindi in ogni casa ho pensato che c'era una fattucchiera domestica. C'era una fattucchiera domestica. Così sente? Sì. Faccio il rapper così però. C'era una fattucchiera domestica praticamente che diceva il malocchio. E praticamente la nenia poteva essere del genere. Mia nonna sempre avrebbe detto Davide Bonanato, Ducchiate, Santo Aiutato, Cosa di Dio, Figlio di Dio, Padre, Spirito, Figlio Santo, caccia il malocchio. Sono tante sfumature, ma il rito era quello, cioè si univa il sacro al profano per aiutare subito la persona che aveva davanti a te per guarirlo. Quindi c'era, in ogni casa c'era una fattucchiera domestica. Poi vi chiedo di pensare al vostro paese o al paese vicino, c'era sicuramente una guaritrice, la Magara. Quindi si andava e si rivolgeva alla Magara per farsi togliere dei piccoli malesseri, ma anche a volte dei grossi malesseri. Io porto sempre l'esempio di mia zia. Prima di andare in ospedale o qualche altra parte, si passava sempre da Saros, si passava, perché andare a finire all'ospedale se ci sta Saros vicino a casa? Mia zia non era molto famosa come Magara, era una famosa semplicemente tra i familiari, al paese, tra amici. Era una guaritrice, non faceva filtri, tra le mani sapeva fare la chiropratica, sapeva fare l'ostopatia e ci riusciva, non c'erano alternative. Andavi là, in una casetta povera, entravi, gli chiedevi per favore se potesse vederti uno sguardo perché era gratis, lei andava al lavabo, si lavava le mani e con la schiuma del sapone che gli permetteva di scivolare sulla parte del corpo dolorante iniziava a massaggiare. E come dico sempre, il guaio, il problema, che non solo ti diceva ciò che avevi, e ti diceva il perché. Io quando andai una volta, che avevo una gobbetta sulla schiena, iniziò a massaggiarmi e mi disse: tu ti metti le coperte tra le gambe. Non l'avevo mai fatto in vita mia, 3 giorni l'avevo fatta, e te sarai qua in gerenghicchio perché sei pericolosissima. Non solo mi disse perché era successo, mi disse come guarire, ma anche un'altra volta, lo dico così, facciamo un po' l'atmosfera perché, vabbè, sempre dà l'esempio di cos'è una Magara,
esempio mi riguarda me. Un giorno c'era un bambino, un mio cugino lontana, piccolino, che non sapeva camminare, aveva un dolore alla spalla. Ovviamente chiamò il medico, il medico, non sapendo cosa fosse, si riuscì con l'espressione magica: male che va se muore. Immaginate dire a una mamma che è un bambino di 3-4 anni: male che va se muore, immaginate le urla. Ovviamente mia mamma disse: ah, prima di andare all'ospedale passiamo a Zaroso, ovviamente, e passammo a Zaroso. Lei tutta serafica si lavò le mani, iniziò a massaggiare il braccio del bambino e disse: voi questo bambino non cammina bene, la portate sempre così. Un giorno è successo che ha perso l'equilibrio, si è rivoltato su se stesso e la spalla si è messa al contrario. Oddio, e mo che facevi? Che problema c'è? Si è messa là e gli ha rimesso la spalla a posto e il bambino è andato a casa normalmente. Queste sono le magare, quindi guaritrici, sia come col tatto, col massaggio, sia erbarie, riusciamo a conoscere le erbe. Quindi stiamo facendo un viaggio nelle vostre famiglie, nelle vostre culture, stiamo parlando di magia. Allora vi dico, facciamo un salto ancora più indietro e andiamo ai popoli italici. Il popolo marso, ma non solo, anche i sabini, i perini, comunque adoravano famose Medea, Circe, Angizia, ma soprattutto Angizia. Angizia è la dea dei serpenti, è l'esperta in erbe ed è una ammaliatrice, è una fattucchiera. E i devoti di Angizia, gli abruzzesi, erano famosi in tutta Italia e anche all'estero per essere potenti fattucchieri e ammaliatori. Quindi attraverso la transumanza, attraverso l'immigrazione, siamo diventati diventato un famoso fattucchiere. Faccio sempre l'esempio che abbiamo le prove tuttora tangibili e visibili di questo culto di Angizia. Si chiama San Domenico attualmente, quindi andiamo a Cocullo e vedremo i serpari, andremo a Pretoro e vedremo i serpari, sono anche i fusari, famosi anche come indovini. Questa è la cultura abruzzese, quindi è una cultura talmente radicata e talmente potente che doveva essere riscoperta e quindi decisi di fare, di raccontare queste storie. Il problema era un altro. Io vengo dalla saggistica, quella proprio tecnica, di stampo sociologico. Oggi abbiamo in giro per la piazza Franco Ferrarotti, che è il più grosso sociologo italiano e quasi mondiale, è il padre della sociologia italiana ed è la prima cattedra di sociologia in Italia, si è perso ma è qui, è in zona, e si parlava appunto di queste tematiche qui. Quindi di saggistica, però il problema mio... ho fatto una virata sull'abruzzesistica perché avevo bisogno di raccontare ciò che mi emozionava e faceva parte del mio cuore, no? Della mia mente, che era l'Abruzzo, cultura popolare abruzzese. Ho iniziato a fare questo piccolo tentativo di fare una saggistica narrata, cioè voglio che ciò che scrivo venga letto e venga apprezzato, venga quasi assimilato, vissuto, perché la saggistica a volte è un po' saccente, quindi è autoreferenziale, quindi non si capisce che vuol dire, capito? Il racconto è più... Quindi anche San Giovanni Battista, una cultura popolare abruzzese, è un saggio, però è molto narrato, molto semplice, legge in 45 minuti, un'ora si legge. Quindi l'esperimento è stato successivo. Ho detto, invece di fare saggistica, facciamo racconti. Anche perché sono molto accattivanti, appunto, i racconti, cioè vengono acquisiti con molta più facilità, quindi per questo motivo. Infatti ho interpellato diversi scrittori, tra cui la professoressa Lucia Vaccarella, che è molto apprezzata anche a livello anche fuori da Chieti come scrittrice, molto brava, e ho chiesto loro di raccontare queste storie, queste mie streghe. Allora sono state d'accordissimo nel farlo e poi dico sempre... C'è anche un altro aspetto, quando parliamo di cultura popolare è una cultura a tradizione orale, cioè il trasferimento del racconto. Cioè nonno racconta a me, mia nonna gli diceva le antiche, quindi è tutta una cultura popolare. Però ci fate caso, quando si racconta una cosa, il fatto è vero, il messaggio è vero, però c'è il narratore che è parte integrante del racconto e lo modifica e c'è lui dentro, così è la narrativa. Loro sono stati bravissimi a mettere il loro stile, a creare il loro pathos, e la cosa assurda che dico sempre, che è meravigliosa, stiamo parlando di streghe, 17 racconti di streghe, dice tutti quanti uguali,
Invece no, sono tutti diversi racconti. E poi la cosa appunto da sottolineare è proprio questa, che si parte da dati reali, cioè tutto quello che troverete ha una base storicamente attendibile. Sì, e poi diciamo le streghe, lei, la professoressa parlava del periodo della stregoneria, ovviamente qui c'è tutta la gamma delle streghe abruzzesi, quindi vi ho detto che c'è questa cultura che ha un forte legame con l'Abruzzo e deve essere scoperto per promuovere la cultura abruzzese e per promuovere i luoghi dai quali provenivano queste streghe. Ma è tutta la gamma, quindi passiamo dalle fiabe in cui il protagonista è una strega dell'Ottocento trascritta al Finamore o dal Denino, passiamo a dei riti collegati alle streghe, ad esempio c'è il rito di San Giovanni Battista, con me ci torna sempre, possiamo fare. C'è un rito ad esempio quando nella notte di San Giovanni Battista tra 23 e 24 giugno è la notte più breve dell'anno. Le erbe sono potentissime, quindi c'è una lotta tra l'essere umano che vuole acquisire le erbe per fini curativi o fini umani, diciamo, e ci sono le streghe e i demoni la stessa notte, questa notte brevissima, che vanno a caccia di erbe per loro fini. E un rito raccontato qui è proprio quello della felce. A Guardia Grele, fino all'Ottocento, partivano da Guardia Grele, andavano a Bocca di Valle, salivano sulla cascata di Bocca di Valle, la cascata di San Giovanni, quindi la fonte del Santo, e c'era un romitorio. E se in questo passaggio ci fosse stato il rito della felce, ovvero se voi tra la notte del 23 e 24 giugno a mezzanotte vi mettete con una forchettina di legno qui a guardare una felce, nascerà il fiore della felce, che io chiamerei proprio il fiore San Giovanni, perché l'erba è l'iperico, altro fiore. In questo momento vedrete i demoni e le streghe davanti a voi che lotteranno per quel seme. Se lo conquistate avete un'erba potentissima. Questo è un rito che riguarda le streghe. Ci sono il periodo della stregoneria, ci sono diversi racconti, anche il più drammatico che mi viene in mente è di Ernestina di Campri, che fu uccisa lei e la figlia piccolissima sul rogo. Aveva solo due problemi questa signora. Primo, che è stata chiamata dalla potente del paese a essere guarita. Mi viene un flash. Parlavamo giorni fa con la professoressa Vaccarella su streghe, su stregonerie e stregherie. Io sono un po' sempre polemico con l'accademia, diciamo, perché sono un po' così. C'è differenza tra la stregheria, cioè santi e riti pagani, e la stregoneria, quella dei riti dell'Inquisizione, delle magare o di altro? Assolutamente no, me ne assumo responsabilità, tanto non sono nessuno, posso dire quello che voglio io. Nasce tutto da un fatto: queste persone, le streghe vere, ci sono gli imbroglioni, ci sono quelli che si credevano di essere streghe, c'erano persone che erano semplicemente vittime della società per qualche motivo, per carità, ma le streghe vere che esistono e ci sono e c'erano e ci saranno sono quelle che conoscono. Quando si parla di streghe in Italia c'è strega, strix, strige, barbagianni, lamie, sono degli uccelli che succhiano sangue, quindi bambini, le streghe succhiano il sangue ai bambini, noti miti della tradizione popolare. Però in altre lingue sono più sinceri, secondo me. Sorcerer è colei che è una sortilega, cioè colei che riesce a leggere la sorte, è qualcuno che conosce qualcosa più degli altri. Andiamo in America, witch, sassoni, wicca, cioè colei che conosce, chi sa. Così anche in Germania, hexe, qualcosa del genere, che sembra al sapere, cioè erano donne che sapevano, ma non era una cosa particolare, strana, chissà che cosa. Il popolo, l'essere umano, ha bisogno di risposte. Se deve coltivare il grano, ha bisogno che ci sia il sole e ha bisogno che piova a un determinato momento e non troppo che allaghi l'erba. Quindi a cosa si rivolge? Si rivolge al sole. Come? Per similitudine, accendo un fuoco, faccio scorrere l'acqua e si evolve il rito. Le erbe ci sono, la farmacologia attuale si fa le erbe e torneremo alle erbe, i veleni sono fatti di erbe, quindi una persona che conosce l'uso delle erbe e sa guarire, conosce, è una, come dicevo prima, una witch, conosce i fatti
e può aiutare. Quindi erano ritualistiche agricole per ottenere la natura favorevole ai propri fini, per similitudine, per omeopatia, chiamavano come ci pare. Erano costruttrici della manipolazione delle mani per esperienza, per tramando orale, ed erano, conoscevano le erbe. Il problema quando sorge? Quando incontrano le religioni. Quando queste streghe incontrano i riti, le dei, ovviamente vengono adattati ai dei. Quando incontreranno la religione cristiana sorge il problema. Come diceva la professoressa, la stregoneria se ne parla già con i canon, gli episcopi, già dal 300-600, che sono date opposte, e già là si parla di Diana. Si parla di Diana e qualcuno ci mette a fianco Erodiade. Questo che significa? Chi era Diana? Diana era la dea lunare, cioè quella che volava con la scopa, perché la luna nasceva, sorgeva e andava bene, quindi la luna volava. Non solo, erano tutte quelle adoratrici della natura, cioè facevano riti di fertilità, quindi erano riti che sono rimasti e andavano avanti. Qui nasce il problema con la religione cristiana, che non poteva assolutamente permettere che ci fosse una ritualistica pagana. E quindi le affermati, poi è nata anche le università, poteva permettere l'accademia che ti diceva che la medicina era quella, che ci fosse una che guariva con le erbe, era una povera sfigata di paese, assolutamente no, e cominciano a essere allontanate. Quindi la stregheria, la stregoneria, le magare, le streghe sono la stessa cosa, derivano dall'esigenza di utilizzare la natura e di far sì che la natura sia benevola nei propri confronti. Poi chiudo questa parte qua, che mi ha avuto un flash. Poi dice la differenza tra la magia e la religione. Anche qua sono da rogo, c'è differenza, perché si dice che la magia è ciò che fa la ritualistica per far sì che la natura si adegui alle proprie esigenze, invece la religione si dice che si rivolge a una divinità, si cerca di conquistare la simpatia della divinità e questa poi ti fa la grazia di domanda. Nel paganesimo e nelle streghe nostre di Diana e compagnia bella, e prima, per loro il sole cos'era? Non avevano una divinità, sacrilego. Ma attualmente la religione cattolico cristiana perché c'ha i santi? Perché deve andare al santo e chiedergli un piacere e si mette qualcosa addosso e santo, si pace. Quindi è l'esigenza umana, quella di cercare di trovare soluzioni ai propri problemi. Grazie Davide. Volevo dire questo, ecco, sottolineare quella che è l'importanza del titolo dell'antologia. Il titolo è l'ammidia. L'ammidia che cos'è? È l'invidia. E mai, secondo me, titolo fu più azzeccato di questo. L'invidia viene dal latino in video, quindi guardare con ostilità. Quindi da questo deriva poi gettare il malocchio. Ecco, chi ti invidia ti getta ovviamente il malocchio. Cosa che fa parte dell'essere umano, c'è da sempre l'invidia, insomma, non è che dobbiamo scomodare Aristotele per ricordare che l'invidia è l'odio per la felicità altrui. Erodoto parlava del sonos to zeon, cioè l'invidia degli dèi, addirittura, che erano gelosi della felicità degli uomini, e spesso e volentieri questo poi aveva come conseguenza la iubris, cioè un atto, ecco, proprio contro la divinità, che a sua volta era seguito dalla nemesis, dalla vendetta. Poi ci sono tanti che si sono posti il problema dell'invidia, per esempio Epicuro era una brava persona sostanzialmente, lui diceva: ma perché bisogna invidiare? L'uomo buono non va invidiato, il cattivo tanto si fa male da solo, quindi è inutile l'invidia. Però l'invidia fa parte del genere umano, insomma, parliamoci chiaro, Caino e Abele a cosa ci fanno pensare? Non è nato il loro contrasto proprio dall'invidia?
oppure nel Vecchio Testamento addirittura si parla dell'invidia come della carie delle ossa, pensate un po', quindi per dire che qualcosa che ti divora dentro. Anzi, a questo proposito mi viene in mente per esempio che nella Cappella degli Scrovegni a Padova c'è una bellissima rappresentazione dell'invidia vista come una donna, una megera, no? Cattiva, eccetera, eccetera, che poi viene colpita negli occhi, perché invidia e occhi vanno di pari passo, proprio dal serpente nato dalla sua calunnia, che la va a colpire proprio negli occhi. A me piace ricordare Sant'Agostino che diceva video, non invidio, cioè guardo, non è il caso di invidiare. Per Schopenhauer invidiare era normale addirittura. Kierkegaard a livello di filosofia ci dice ma in fondo l'invidia che cos'è? È un'ammirazione segreta, è una forma di ammirazione segreta, che tu invidi una persona che ha cose che tu non hai. Allora, Dario, perché hai scelto proprio questo titolo? E soprattutto vorrei che ci parlassi di questa copertina che secondo me è bellissima e così ci dice anche una cosa molto carina a proposito della copertina, perché è legata ad una cosa quasi magica. Allora, l'ammidia nasce da una notte con l'editore. Il mio titolo era Storie di streghe d'Abruzzo e mi ha detto il titolo di un saggetto da quattro soldi. E temo me lo sto a dire, ero convinto. E siamo messi a pensare al titolo. E abbiamo passato la notte a dire titoli, nomi strani. A un certo punto, tu su Malocchi, l'ammidia. Iniziamo a fare l'ammidia. È nato l'ammidia. Poi come dice lei, è sensatissimo. Perché nella stregoneria degli atti dell'Inquisizione, quello di Rocky, quello che è più facile nell'immaginario, spesso era l'invidia che faceva la condanna. Cioè, mi sta antipatica una persona, come diceva la professoressa, e faccio qualcosa per farla andare al tribunale dell'Inquisizione. Ma non era solo le donne. Molti processi d'Inquisizione erano tra frati, monaci, cardinali. Quindi il frate che si infastidiva col cardinale trovava qualcosa per dire che aveva rapporti col demonio, quindi il processo ci usciva. Sia questa è l'invidia della stregoneria, quindi era uno degli elementi dell'accusa, l'invidia. Poi vedo, come dicevo prima, l'invidia è l'invidia l'umalocchia, in base alle parti della regione si dice l'invidia l'umalocchia. L'invidia suonava meglio come suono, come era un suono più piacevole. E sia, come diceva la professoressa, è quel flusso negativo che si rivolge verso una persona che poi creerà malessere, spesso nausea, mal di testa, di più, non si pensa che si possa arrivare, con la fattura a morte è qualcosa di diverso. E poi sì, è il rito fatto dalla fattucchiera domestica, che si chiama lo stesso, il rito che dicevo prima, pagano e sacro, e si chiama l'umalocchia, si dice dire l'ammidia o dire l'umalocchia. Per quanto concerne, sì, ma è un altro flash, perché prima vedevo degli sguardi, che mi è successo durante questa antologia di avere diversi scrittori. Immaginate uno sbarbatello come me a avere a che fare con professoresse, professori universitari, professoresse che sanno scrivere, che sono delle grandissime scrittrici, professionisti. Sentissi dire da me un consiglio, per me era un problema, per me non ci riuscivo, non so come dirle, non sapevo. Però mi sono persa, no? Può capitare. Vabbè, ha fatto l'umalocchia. No, gli dicevo. È stato un problema, quindi ha avuto diversi scontri con diverse persone. Una di queste persone, che qui non c'è, quindi posso dire, mi disse: io non scriverò mai che una strega vola, o che una strega mangia i bambini, o che beve il sangue dei bambini. E io gli ho risposto, perché sono uno da rogo, me ne frego. Perché se una leggenda o qualcosa dice che la strega volava, per me vola, perché stiamo facendo antropologia culturale o sociologia del territorio, detto molto molto spicciolo, narrato,
per me volavano. Ma poi se andiamo a, solo questo e poi parliamo di copertina, se pensiamo a tutti i luoghi comuni, non sono luoghi comuni, hanno un'origine ben precisa. Ad esempio la scopa, le streghe volavano, nei riti di fertilità le streghe volavano, nel senso che, volendo fare l'accademico e piace fare, bisogna fare, trovare sempre una simbologia. La simbologia della scopa è quella che toglie, purifica per iniziare da capo. Dobbiamo dire per forza un richiamo, il tisso di Dionisio, quindi questo bastone con le ledere che produce miele, quindi è un simbolo fallico. Ma la cosa vera invece è, secondo me, non posso dire perché non so nessuno, che nella ritualistica magica le streghe si drogavano, nei riti di fertilità le streghe si drogavano, ovviamente, la loro bravura come erbaria nel saper dosare i veleni a tal punto che avevano gli effetti senza morire. E la droga principale veniva inserita attraverso la vagina con la mazza della scopa, perché la scopa era quella, sì, la parte più facile, era il simbolo fallico, quindi le droghe venivano inserite da lì, quindi le streghe volavano. Non fisicamente, ma volavano. La copertina, tutto questo progetto nasce su Facebook, perché io ho contattato tutti gli scrittori su Facebook, dialoghiamo su Facebook attraverso un gruppo segreto delle streghe d'Abruzzo, e anche la copertina nasce da Facebook. Cioè conosco una signora abruzzese che vive a Monaco, ho visto i suoi disegni un po' particolari, un po' naif, e ho chiesto: mi fai una copertina? Poi, scoprendo che invece era una pittrice che si faceva pagare, disse: no, lascia perdere, non me lo posso permettere. E lei mi disse: ma che stai scherzando? Io per l'Abruzzo faccio queste d'arte e per te queste d'arte, te la regalo e fai quello che vuoi. E mi regalò questa bellissima copertina, ovviamente non è commissionata, ha detto: fammi una copertina, il tema sono le streghe d'Abruzzo. Ed è bella, secondo me è bellissima, perché fa un effetto ipnotico, mi ha detto qualcuno, e ha delle caratteristiche che io non mi aspettavo, perché non sapevo cosa volevo, perché che ci fai mettere la copertina delle streghe d'Abruzzo? Ed è ha un po' di naif, un po' di realismo, un po' di tristezza, però un po' di allegria. I simboli, c'è una cattedrale tra le nuvole cobalto, i semi secchi, soprattutto la cosa che mi affascina di più è che la strega guarda il paese. C'è un racconto che sembra quasi ispirato da questo quadro, invece non è, non si conoscevano, loro non si conoscevano nessuno, non sapevano cosa faceva l'uno e faceva l'altra, e guarda il paese, e questo mi fa pensare a un racconto un po' particolare che c'è. Quindi abbiamo detto che sono le streghe dell'Inquisizione, le magare di alcune scrittrici, le favole e tutto, ma c'è una, per capire come funziona il rapporto, il capo espiatorio nell'essere umano così buono e così fantastico. La magara del paese veniva da tutti chi cercata, chiamata, perché sapeva usare le erbe, sapeva fare le magie, però nel momento in cui, essendo la diversa e doveva stare lontano al paese, nel momento in cui c'era un problema, che ne so, è rimasta incinta o non è rimasta incinta, di chi è la colpa? È della strega. Ed è il capo espiatorio. Infatti qui c'è una delle storie che è un po' particolare, un po' diversa dalle altre, in cui la scrittrice ha raccolto i processi del tribunale dell'Aquila, e una povera signora che è stata ben voluta da tutti fu uccisa con 77 coltellate una notte, non si sa da chi, perché le coltellate erano di diversa forza e diverso taglio, spesso, quindi partecipò mezzo paese ad ammazzarla. Perché c'era un problema nel paese e occorreva un capo espiatorio. Cioè, questo è la strega, quindi anche il mostro da combattere. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, allora io sarei ore a sentirlo, però la serata deve andare avanti, e penso che grosso modo un'idea su quella che è l'antologia, su come può essere interessante, l'abbiate avuta. Per cui ringrazio David Ferrante, ringrazio voi per l'attenzione, e tra brevissimo passiamo alla seconda parte della serata, che speriamo vi possa coinvolgere sempre di più. Grazie.
Non lo so. Bene, ringraziamo Mario Canci, adesso passiamo alla seconda parte della serata. E prima però alcune necessarie notizie su Angela Occhio di Vrocca. Come ci racconta Emiliano Giancristoforo, Angela Occhio di Vrocca è esistita veramente ed è vissuta qui, proprio qui a Porta Pescara. Fu accusata di avere affatturato tale Ignazio Rapattuni, che era stato l'amante di sua figlia Giovanna e che aveva ridotto, a sentir lui, nel letto, avendolo paralizzato dalla cintola in giù. Fu denunciata quindi presso il commissario del Santo Uffizio e i testimoni furono gli stessi vicini di casa, in primis tale Giuseppe Celentani, poi ce n'erano altri, fra cui Angela Dolcecanto, insomma altri. I fatti si svolgono tra il 1661 e il 1668. Lei viene definita come una donna di malissimi costumi, fattucchiera, conosciuta per la gente fra la gente della città di Chieti. Abbiamo ritrovato questi documenti, questi sono i documenti che abbiamo a nostra disposizione. Queste testimonianze, in realtà poi non sappiamo più nulla. Si svolse davvero il processo? Che cosa è successo ad Angela Occhio di Vrocca, che poi vuol dire occhio di gallina? È stata condannata o no? Io ho tentato di ricostruire la storia di questa donna e ho immaginato la vita che aveva avuto anche prima di vivere qui a Porta Pescara e ho creato questo racconto immaginando anche una conclusione che spero vi possa piacere. Ovviamente il racconto qui è stato ridotto proprio per consentirne una pubblica fruizione, è stato tagliato insomma, e anche per consentire degli interventi. E a questo proposito, dal momento che ci sono, si sente? Dal momento appunto che ci saranno degli interventi musicali, eccetera, poi vedrete. Ecco, a questo proposito voglio leggere la poesia scritta da Mario D'Alessandro, Lubarone di Chieti, su Angela Occhio di Vrocca, che poi ritroverete musicata e cantata. Mi metti in piedi perché mi sento meglio. È in dialetto, mi scuserete, io il dialetto non lo pratico, ma forse è meglio perché diventa forse più comprensibile per chi il dialetto non lo parla, anche se ci provo. Tra tante storie, canoma racconta, da carte antiche, move e fore, quelle de una strega senza lucore, a fa le fatture e magie pronte, niciuna saput che fine ha fatto e sta pagata per le malefatte. Angela Occhio di Vrocca era chiamata, una femmina vissuta a Porta Pescara e che fosse una strega, una magara, per tutta Chieti gli è penomenata, agli timp passata all'u 600 ne ha fosse una strega di Benevento. La figlia Giovanna era innamorata di un giovane, Ignazio Rapattuna, e questa è stata per essa la sfortuna, perché mamma Angela, ma l'ha mezzata, per currivi gli ha fatto una fattura, nessuno attorno conosce la cura. Nu vicina, Giuseppe Celentano, quando tutta questa storia aveva saputo e tutta la città l'ha conosciuta, ha voluta che l'Ignazio dà una mano. Angela Occhio di Vrocca ha denunciato perché venisse a Luroga bruciata. Le documenti forse avete perduto.
nessuno sa se processo c'è stato e se poi Angela è stata condannata, niente tante femmine sa saputo. Emiliano Gian Cristoforo ha detto: sta storia, la verità ancora aspetta. La poesia è di Mario D'Alessandro, che gli dice: paz bona, chi vedrete lo barona. Ma ora c'è un piccolo scoop, tutto per voi, è dedicato a voi che avete sfidato l'umido e il freddo per stare con noi. Abbiamo l'intervista alla strega. Silenzio, silenzio, sta per arrivare. Siamo nella cantina di Ciafreghe e sta per suonare la mezzanotte. Sono Mariolone della Selva Piane, cronista del giornale cittadino La Notte a Porta Pescara, che esce quando può. Stasera ho un appuntamento speciale con una donna misteriosa chiamata Angela Occhio de Vroc, occhio di chioccia, la gallina che montata dal gallo cova le uova per far crescere i pulcini. Me l'hanno descritta come una femmina malamente, che la gente chiama strega. Ha accettato di farsi intervistare. Eccola, eccola che arriva. Shh, silenzio, silenzio. Signora Angela, buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Non tengo paura di nessuno. Voi parla per far fine tutti sti chiacchiere che si dice contro di me. Quali chiacchiere? Io non ne ho sentite. Come? Qua a Porta Pescara, per tutta Chieta e per tutta Trivignana si dice la strega. Ma faccio l'umalò. Sì. Per tutta Chieta, per tutta Porta Pescara si dice che io sono malamente, che faccio l'umalocchio, che faccio le fatture, che stenta a far passare le guai a un giovane, a un fonno di nuletta. Ma né lo vero, queste sono tutte bucie della gente che mi va male. Ma allora non è vero che sua figlia Giovanna si è fidanzata con Ignazio Rapattuni e che lei è contraria a questa storia? La figlia a me se merita che a cosa di me di quello scanza fatica. La figlia a me è bella e giovane e se merita una ricca signora. Che ci posso fare se quello sconga cacati sta nel forno di un'uletta? Io so solo detto tutte le orazioni alla maniera a me. E quelle che so detto io, di sì quanta femmina le dice ecco al quartiere. E la notte di Natale, a mezzanotte in ponte, saranno senza farle sentire a nessuno. E mi saprebbe dire che tipo di orazione ha recitato? Se potessi dice. Per favore. Perché sennò dopo non riesce. Però tu mi stai sembrato, quello giù no. E io non faccio niente da male. Ecco che so detto. State attenti, giovanotto. Che l'amore non ti aspetta. Tu sei troppo sbazzariotta e l'un dopo mo ci mette. E la fiamma Giovanna di st'amore non sa fare. L'un malocchio mo ti etta, puzza sta sempre a luletta. Se t'accogli sta sentenza, non ci sta nessuna scienza che ti salva la salute. E tu ti ritrovi zitta e muta. E questa orazione come l'ha detta? Sospettata a mezzanotte in punto, la notte di luna nuova.
con un scialle sopra la coccia e so dette tre orazioni mentre stringeva in mano tu cocce d'aia da sulmone e una cipolla della fara. E l'ha fatto anche altre volte? Non la testa dice, ma le sai quanta femmine ci vede a me. E che cosa le chiedono? Cosa le chiedono? Che mi chiedono la fattura, il tormento, le pene d'amore, per avere una sposa o per far crepare una sposa tra di loro. E non mi faccio manco pagare, perché io sono una mamma di famiglia, altre che strega e strega. Ha qualche formula o ricetta per una fattura? So che ne esistono di due tipi. La fattura di morte, tramite un pupazzo si riesce ad agire sulla vittima fino a farla morire. Di solito si lancia durante la luna calante o nella fase di luna nuova, cioè quando la luna è congiunta al sole e non è visibile. E poi c'è la fattura d'amore. Servono due pupazzi con il nome di chi si vuole far innamorare e simboli dell'amore. Si lancia durante la luna crescente o nella fase di luna piena. Guarda, ma mo lo sapevo troppe cose. Rimane fra me e te, te l'assicuro. Cina, vuota le dente. Questa la so fatta lo mese di maggio, però non la saccia ancora se riuscite. Forse ha fatto effetto. Dimmi la ricetta. Te la pozzi dice, se non... Per favore. Ma non riesce. Però, va bene, ma questa volta ti ridici. Dentro una callara ci sono messe una patata, ci sono aggiunte un lazzaretto in polvere, un poco di liquore, lo tabacco e lo zucchero di canna. Le sono messe a cuocere e quando la patata si cotta, le sono ciaccate buono buono, ci sono aggiunte l'uovo, la farina, la ciocca di capello o due pila, ma forse è meglio. Ci sono fatte una pallotta e le sono messe a cuocere. Quando sa bella bruciacchiata, le sono messe dentro un piatto e poi con tanta pazienza ad aspettare che se le mangia chi può fatturare. Ma questa allora è una fattura per suscitare l'amore. Allora, si fa bollire la patata insieme al peperoncino in polvere, al liquore, allo zucchero di canna e al tabacco. Una volta che la patata è bollita si schiaccia, si mescola con l'uovo, con la farina e la ciocca di capelli o peli, in modo tale da formare una polpetta. Dopodiché la si mette in forno. Quando è bella bruciacchiata, la si tira fuori e si mette su un piatto, giusto? Cina, così. Il problema è, oltre a quello di procurarsi capelli o peli senza farsi accorgere, è come farlo mangiare alla persona amata. E mo per questa? Per questo ci vuole una strega. Ma tu, che vuoi da me?